Allora, oggi proviamo la barca. In teoria persino questo posto potrebbe bastare, perché c'è una corrente limitatissima. Però è veramente basso, 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 e c'è il rischio che vada addirittura a sbattere. Guarda lì là, la libellula, ma voi non la vedrete con gli occhiali. No, qui in questo parco c'è un laghetto molto grande, cioè molto più grande di questo, che avevo visto una volta d'inverno, e mi sembra veramente l'ideale, anche perché lì non c'è nessuna corrente e suppongo che sia un po' più alto di 10 cm, che è un po' poco. Adesso vi racconto un po' le disavventure, cioè purtroppo questa è una prova perché non ho ancora avuto, ho fatto le modifiche, non ho avuto ancora il tempo di provare la barchetta sull'acqua in pratica. L'ho appoggiata solo così all'interno della vasca da bagno per vedere che non affondi, perché ci ho aggiunto tanta di quella roba che pesa il triplo di prima. Comunque non sembra affondare, ma non ho potuto ancora provare a vedere se funziona il motore, se si riesco a guidarla, perché col peso extra rischia di essere più difficile adesso farla curvare secondo i miei calcoli. Comunque vedremo. Purtroppo una cosa infausta è accaduta ieri sera, quando mi sono appropinguato, mi sono messo anche le bragotte corte, perché oltre al caldo c'è la possibilità che se qualcosa va storto dovrò entrare nel laghetto, e allora è meglio avere i sandali piuttosto che le scarpette da passeggio. Cos'è successo? Che dovevo caricare le batterie, no? Che ho messo due batterie, cioè una è quella standard della barchetta e poi ne ho aggiunto un'altra per alimentare la luce, che tra poco vi faccio vedere tutto, alimentare la luce e la telecamera. Però nell'aprirla ho spaccato su tutto, e questo perché il sistema di chiusura, apertura di questa barchetta è assurdo, è a pressione, bisogna tirare come dannati e poi ti va avanti di inerzia la mano. Dopo vi faccio vedere, dai. Comunque in pratica ho danneggiato il flat cable della telecamera, ho fatto una prova e la telecamera non si vede più, tutto nero. Poi ho provato un po' a smuovere, a toccare, e la telecamera è tornata a funzionare, ma in pratica adesso tocca e non tocca, per cui è una cosa, capito, disastrosa. Dovrò sostituire tutto, dovrò comprare un'altra telecamera, disfare tutto il lavoro fatto, rimontare la nuova telecamera e poi stare più attento quando apro la barchetta, che adesso comunque ho cambiato, ho fatto una piccola modifica per evitare quel disastro, no? In modo che non sia così a scatto praticamente l'apertura. Qua c'è un sacco di gente però, e io speravo che fosse un po' più tranquillo il laghetto, perché a sto punto ritorniamo in quel torrentello di prima, se proprio, eh? Cioè, se vedo che... non capisco dov'è che è. Qui è distanza sociale, te la raccomando. Si sbaciucchiano tutti, mamma mia quante macchine, sono tutti venuti qui, e che cazzo, no? Allora no, io pensavo questo, io pensavo anche che piovesse, e questo perché il meteo mi aveva detto che oggi a quest'ora dovevano esserci piogge consistenti proprio, cioè capito, veniva giù il mondo, così hanno detto. Guardate le piogge consistenti, mi fregano sempre. Pensate che mi sono persino portato dietro il, come si dice, ma come si fa? Forse meglio andare a piedi qua dentro, però. Ah, lì è proprio il locale. Ma a me non interessa il locale, però quella sembra una ciclabile o no? Dai, fermiamo la bici e vediamo di arrivare a piedi al laghetto. E qui la fermo, dove la fermo la bici? La fermo dove mi pare. Non ho la motorina, come vedete, perché qua è tutta pianura. E ogni tanto devo anche muovere le gambette davvero, perché sennò mi istupidisco. Qua gli occhiali funzionano, sì. Un sacco di persone, oddio, devo cacciare tutti i bambini. Comunque no, mi è dispiaciuto molto sta cosa, perché una beffa di quelle che mi fanno arrabbiare, no? Avevo fatto tutta sta fatica, tutto sto lavoro, e un attimo prima di usarlo spacco tutto, cioè spacco quasi tutto, è uno schifo. Secondo me il laghetto, ecco, vedete, già qui si vede, solo che qui c'è troppa gente. Io vorrei andare in un posto dove non mi guardano, perché visto da fuori, io sono esploratore no limit eccetera, qua ci sono le anatre, visto da fuori potrebbe sembrare come un uomo grande e grosso che è rinfanciullito e gioca con la sua barchetta, farei brutta figura, capito? In realtà sono strumenti di precisione, di analisi, di esplorazione,
che però sono tutti scassati a sto punto. Adesso la prova che faccio qual è? Aspetta che metto mascherina, così posso parlare. Sì, non sono riuscito a mettere molto bene. Ecco, così posso parlare e nessuno si accorge, se non per l'audio. Allora, sì, però qui come ci arrivo al laghetto? Ed è qua, devo attraversare in modo strano. Qua c'è un strano percorso. Qua c'è uno strano percorso. Ma il lago è da questo, l'ho visto prima. Il laghetto. Dai, che non sia troppo vicino. Lì c'è già uno che usa. Se ne sta lì tranquillo. Vabbè. Che non sia pieno zeppo di gente. Sì, come laghetto andrebbe bene. Ci hanno anche fatto gli spruzzi. Vediamo, dai. No, me la tocco maschina, fa troppo caldo. Bastardi. Piogge consistenti, dicono. Sono consistenti queste piogge, cioè prendere in giro qua proprio un sacco di gente. Tutto al sole, fra l'altro. L'ombra non te la sogni proprio. Vabbè. Le anatre, ok. Mi metto qua così. Ma quanto è alta quest'acqua? È bassissima. Io mi sono portato anche il panchetto comunque. Sì, ma tutto al sole è terribile. Tutto al sole è assolutamente terribile. Allora, vediamo, dai. Faccio anche l'FPV perché ovviamente posso registrare le immagini. Le anatre pensano, sì, no, non sono venute da mangiare. Ma col sole non so se resisto, Qua mi sa che andrà a finire male. Mi sento già male. Bastardi, bastardi! Hanno scritto piogge consistenti, temporali terribili, emergenza pioggia. Eccola l'emergenza pioggia. Caldo pazzesco, sole che spacca le pietre, sempre per prendere in giro. Adesso le anatre. C'è una barchetta qua tra poco che uso. Allora, qua c'è il monitor. Qua l'ho dovuto fare alla belle meglio, è venuto uno schifo sta barchetta, sta scatola. Vi faccio vedere, no? Praticamente la modifica, mentre la barchetta all'inizio era soltanto così, leggerissima, eccetera. Questa cosa gigante è il faro ultra potente luminoso, che è fondamentale in acqua. Guarda quanti pesci! Però qua mettete, andate a sbattere con la testa nei pesci. Mannaggia, vabbè. E questa è la telecamera, no? Che si spera sia sotto la linea di galleggiamento. In questo modo questo fa luce, la telecamera riprende, poi mi manda via radio al monitorino, eccetera. Il problema, il sistema di chiusura è questo. Questo va bene, questo è fatto bene, fai così e lo sollevi. E lo sollevi, però dopo rimane incastrato qua. Adesso io l'ho modificato in modo che con poco sforzo ci riesco. Prima qui era grossissimo e si doveva dare mattonate per fermarlo. Questo flessibile, che ho paura anche di toccarlo, l'ho scavezzato via. E adesso tocca e non tocca, a volte sì, a volte no. Quindi un bel disastro. Adesso ho fatto un sistema di chiusura che non è più così forte, così impossibile. Qua ho aggiunto sto coso che lo so fa schifo perché è bianco, ma solo bianco l'ho trovato, che devo fare? Serve per il monitor, no? Che però adesso se la telecamera non funziona è del tutto inutile. Ma speriamo che funzioni. Che bastardi, piogge consistenti, abbondanti, emergenza pioggia, sì c'è inondazione adesso, vaffanculo, bastardi, raccontano balle e io ci credo, cioè vogliono essere stupidi per crederci, e io ci ho creduto, allora sono stupido, no, non bisogna saltare le conseguenze, vabbè, adesso insomma niente, io posso anche fra l'altro, in teoria, usare questo per registrare le immagini, in teoria, perché se la telecamera non funziona, voi capite che non registro un bel niente. Se non ci fosse il sole di merda che mi impedisce la vita, che mi fa star male, malissimo, subito, sarebbe anche un bel posto. Anche se l'acqua è persino troppo bassa qui, ma no, è bassissima. E qua la quantità di pesci è esagerata, uno sproposito proprio. Lì ci sarebbe un po' di ombra, forse. No, c'è un alberello di un metro, come fa a esserci ombra? Mannaggia. Tra le cose che mi dovrei portare dietro
un gazebo, un tendone da sole, come si chiama, dai. Dai, vediamo se qualcosa funziona. Aspetta che devo anche mettere questo. No, sto già male, si sta male subito, questo sole non si può resistere a lungo. Purtroppo, sapete cosa c'è? Ve lo dico subito cosa c'è. È possibile che questo sarà un video a puntate, cioè in pratica adesso andrà tutto di schifo e io tra poco rinuncio e torno a casa perché è troppo caldo. E poi un altro episodio in cui troverò un posto, più che altro all'ombra, perché se ci fosse l'ombra... Allora, adesso vediamo se funziona la telecamera. Qui fa luce, non si vede perché siamo al sole, quindi il sole rende tutto impossibile, la vita è una merda quando c'è il sole. Vediamo se si vede qualcosa o si è già rotta la telecamera. Sì, dai, adesso sta riprendendo, c'è la mano davanti, ma ok. Adesso qui però è talmente bassa che questo qua va a sbattere. Mannaggia. Mi spiace pesci, qua si affonda, si può mettere più di qua? Devo mettere un pochino più, non vi prendo, non vi catturo, cosa mi frega? Vediamo allora che non affondi subito, a casa non affondava. Adesso l'accendo e vediamo cosa fa. Aspetta che metto a registrare però. Metto a registrare perché qua col sole non vedo quasi niente. Oddio che non imbarchi acqua subito. Aspetta, sono agitato, dai. Sono agitato, mille cose possono andare storto. No, ma col sole non si vive, non si può capire niente. Non si capisce neanche se è acceso o spento. Ho cercato di sigillare il più possibile. Qua le libellule se la mangiano. La tartaruga! Madonna, una tartaruga acquatica. Non voglio disturbarli, comunque sta barchetta va pianissimo, se va. Dai, forza, trova sto segnale. C'è ancora il segnale o no? O è già diventato nero? Cioè col sole è un disastro, dai, è un disastro. Sì, ci sono le api amiche qua. La barchetta è già lì che sembra in crisi. La tartaruga se la guarda. La vedete lì la tartaruga? Sì, dai, regista, ma non si capisce niente, dai. Purtroppo col sole non capisco niente. Sono già nel panico totale. Vediamo se fa qualcosa sto telecomando. Ho fatto una modifica anche al telecomando, ma qui non vedo niente. Ah, si è già acceso da solo. Vediamo un po'. Oh madonna, ma qua fa entrare acqua a tonnellate. E com'è che si fa a curvare? Aspetta. Fa un casino incredibile. Qua mi sa che di acqua ne entra a quintali, Adesso sto registrando. Madonna, il terrore, ho fatto andare la barchetta. Sì. Oddio, scusa tartaruga. Non voglio far male la tartaruga. Io qui già adesso non vedo niente, che non so se è perché si è rotta la telecamera. Possibilissimo. Sta già entrando l'acqua? Qua di acqua ne entrerà tonnellate. Sì, vedo qualche cosa adesso. Sì, che probabilmente sono soltanto... che vedo io? Vedo tutto sfocato. Qua l'acqua, cioè, a quintali entra. Devo fare... No, sentite. Come vi dicevo, andrà a tratti questo video. Primo esperimento. Vediamo adesso quanta acqua è entrata. Perché qui non sapevo che venissero spruzzi a quintali sopra. Cioè, è un disastro. Qua la telecamera di per sé funzionerebbe, per ora. Dai, spegniamo. Spegniamo anche questo. Anche perché io solo non ci resisto proprio, non ci resisto. Spegniamo anche questo, perché adesso, secondo me, è entrata una tonnellata di acqua. E visto che è tutta roba elettronica, è una cosa un po' brutta, no? Devo fare un sistema di sigillamento migliore. Perché il sistema che avevano usato loro... in teoria era super rigido e quindi magari riusciva a chiudere meglio. Aveva il difetto però che ogni volta spaccavi tutto e quindi è un bel difetto. Adesso io ho fatto un sistema più semplice, però il difetto è che l'acqua da queste fessure ne entra tonnellate, perché avete visto come la spruzzava proprio sopra. Per cui no. Mannaggia. Adesso vediamo se è entrata acqua e quanta ne è entrata. Che disastro il sole, non si vive, si sta male, non si vede un cazzo, non c'è più niente, ma Dio Cristo, non si può spiegare, sono incazzato. Fammi vedere quanta acqua è entrata. Qua adesso entra adesso però l'acqua, se non sto attento.
non sembra che ne fosse entrata molta, oddio, ma qui devo migliorare assolutamente, devo assolutamente migliorare il sistema di chiusura, perché questo sistema di chiusura qui non garantisce niente. Per il resto invece, vedete, ho messo sigillamento qua in mezzo, silicone dove c'erano i buchi per le viti, qua ovviamente tutto sigillato con la colla a caldo, ma da questa porticina entra tutto secondo me, quando soprattutto l'acqua la butta su a pioggia. Per adesso diciamo che qui ci sarebbe questa guarnizione, no? Che qualche cosina farebbe, ma non è abbastanza fisso, bisogna mettere uno come questo anche da questa, allora sì che andava bene. Niente, vabbè, per intanto è andata così. Mi dispiace tanto, lo so che è un po' noioso, che devo fare le cose a pezzi, ma è proprio assolutamente necessario, perché qui se no mi si spacca tutto, in quanto se entra l'acqua è tutto batterie, telecamere, tutte cose, no? Tutte cose elettroniche, dopo la butto via e non c'è più la bacchetta. Per cui no, è successo ieri sera, carini che siete. Cicciale, siete tenerissime, venite qui così, non avete paura di me, un paolone così grande e grosso, ma che carine. Pensate che vi do da mangiare, potreste anche pensarlo giusto se voi mi date soddisfazione. Però vi do un po' di brioche, l'unica roba che ho, ne ho pochissime. Ah, capite allora che le brioche sono da mangiare. Siete molto... sì, però adesso non è che facciamo che io vi do una cosa e voi... cioè, ne voglio anche un po' per me, siete carinissimi, che tenerezza. Vabbè, l'esperimento con la barca magari non è andato molto bene, però questi qua bisogna mettere che sono dolcissimi. Anatroccoli e anatrine, Va bene, siete molto brave, però adesso io devo chiudere tutte queste cose. Vi spiego il perché devo interrompermi, sia perché il sole mi sta facendo morire, anche se questi anatroccoli sono amorevoli, proprio carinissimi, che coccoli, mi vengono così vicini, non ho la minima paura, che può essere anche pericoloso, perché non tutti sono bravi come il paolone, ci sono persone molto cattive magari, però per ora è andata bene, vedete che mangiate la mia brioche. Il fatto è che quell'incidente di cui vi ho parlato allo sportellino della barca mi è successo ieri sera sul tardi, no? Ovviamente non ho avuto ancora il tempo di risolvere brillantemente, come faccio sempre io, sapete che sono brillante, per cui c'è lì lo sportellino che è mezzo aperto in pratica, no? Quindi con tutta l'acqua che gli viene addosso, certo che entra l'acqua se faccio andare avanti troppo, per cui no, purtroppo guardate, vabbè, ombrello, giaccarente, ci vado un coglione, ci ho creduto, mi hanno detto piove molto, io ci ho creduto, bastardo, sono stronzo proprio, vabbè dai, queste schifezze. Che sta roba? Ah, il fazzoletto, l'ercio, lo metto qua. Bambine, un pochino di brioche voglio tenere per me. Anch'io ho bisogno di mangiare un po' di briochino ogni tanto, ho le crisi ipoglicemiche. Voi piccioni non ci pensate neanche, voi siete brutti come la peste, gli anatroccoli sono carini almeno. E c'è, guarda, la tartaruga! È pazzesco, dai, la tartaruga viene dopo. Ammesso che mangi la brioche, perché io non conosco bene. Tartaruga? Guarda che anche la tartaruga c'è prova! Però mi sa che è lenta la tartaruga. Ma guarda che carina! Tartaruga acquatica! Eliana arriva sempre prima. Bellissimo sto posto. Adesso qua da tutto il lago arrivano. Ok, è meglio scappare. No vabbè, sono a scappare. Allora niente, sentite, vi saluto dal vostro punto di vista, vi dico a tra poco, perché tra poco vedete un altro episodio in cui magari senza il sole, sì adesso parli tu, sono il video mio, parlo io, in cui avrò sigillato meglio il coperchio della barchetta, perché adesso ho visto che il rischio di imbarcare acqua è molto elevato. Con la barchetta completamente sigillata siamo più tranquilli e facciamo un esperimento fatto meglio, un po' più lungo soprattutto, eh? Per cui vi dico a tra poco. Pazzesco, capace che adesso esce di nuovo il sole perché mi ha visto qua. Sono venuto oggi che è martedì, che c'erano state piogge terrificanti, appena smesso di piovere sono uscito, no? Per poter stare senza sole. E adesso, in questo momento, si sono squarciate le nubi e sta uscendo il sole. Cioè,
Coincidenza, lo so, coincidenza, basta conoscere questa parola e si spiegano tutti i misteri dell'umanità. Ecco, un bel sole forte, mi raccomando, madonna, è una cosa da non crederci. Vabbè, comunque ho impermeabilizzato meglio la barchetta, niente, adesso esce il sole. Esce il sole adesso. Ecco, arrivano anche i bambini. Oh, mamma mia, mi sa che qua si abolisce tutto di nuovo tra poco. Vi faccio vedere cosa ho fatto. Vedete, ho creato questa guarnizione nel punto di giuntura che è fatta col pongo e dovrebbe reggere bene, perché il pongo si può mettere e togliere, per cui qua ci ho messo il pimpinegolo, perché qua c'era un interruttore. Vi faccio vedere la foto di repertorio. Se guardate bene vi rendete conto che si era già arrugginito, in effetti, per cui così. Adesso qua mi sa che arrivano i bambini, ci cercano la mia barchetta e niente, proprio è un video sfortunato questo, di quelli in cui non si riesce a far andare bene le cose. Aspettiamo che passino, perché se no me la rubano loro la barchetta. Io lo so, se i bambini ti piacciono con la barchetta, poi non puoi dirgli di no, ci piace troppo la barchetta, aspetta che nascondo, che se la vedono diventa loro. Io quando c'avevo dietro i bambini mi toglievano di mano tutto. Qua adesso stanno gettando il terrore, seminando il terrore. C'è una specie di mamma che li tiene a bada. Quello lì ci spia col binocolo, ma non c'è il binocolo. Mamma mia, cioè fino a 5 minuti fa pioveva, capito? Sono venuto con la giacca a vento, mi sono bagnato tutto. Perché pensavo almeno si sta in pace. Niente, si scatena la fine del mondo. E qua adesso spaventano tutte le anatre per le altre cose. Ah, oh, santo cielo. Nascondiamo la barchetta un attimo, dai. Mamma mia, che roba. Sì, ma qui non se ne vanno più questi. E qui le barchette, voi vi ricordate di me, queste anche si ricordano che c'è stato le brioche, eccetera. Io qui volevo fare dei test per vedere la distanza del radiocomando, no? Che dicono che sia 50 metri, che non è tanto, ma è comunque da qui fino a quel parapetto circa. L'ho misurata con Google e quindi dovrebbe essere un buon test. Ovviamente se poi non mi ritorno indietro devo andare nel lago, no. Posso andare a piedi fino lì e con radiocomando la riprendo. Qua c'è una quantità di altre spaventose. Vediamo un po' se questi se ne vanno, ma qua se non viene da piovere inutile. Per le famiglie del mondo bianco ci vuole la pioggia. Guarda se vola! Fanculo, mi sono perso l'anatra che vola, perché ogni tanto mi tolgo il sudore. Questi qui sembra che se ne stiano andando, ma secondo me si appostano nell'ombra. Dai, proviamo. Proviamo per vedere se si riesce. Ah, ma è proprio tutta una cosa sfortunata, sapete? Io ho l'istinto per queste cose, per capire quando sono sfortunato. Con questo qui, che è di un palloncino, io riesco ad aprirlo, però adesso non sta funzionando. Madonna! Adesso è funzionato, mi ha accecato, ma perché fa così? Ok, sintonizziamo tutte queste cose. Qua sta andando male, sta andando malissimo, lo dico subito. Io me ne accorgo dal fatto che ci sono troppi, cioè questo fatto che esca il sole proprio nell'istante in cui io accendo le cose è ridicolo, dai. C'è una possibilità su un miliardo. Tutto è una giornata intera che piove, temporali, cose pazzesche. Adesso inizio io il video, il sole esce fuori. Dai, chi ci crede a queste coincidenze del cazzo? Aspetta che qui sono troppo agitato, va tutto storto. Questo è uno di quei video della sfiga proprio, E quando c'è il video della sfiga nulla va bene. Ok, qua registriamo. Questi qui sono appostati nei cespugli e poi vengono fuori e mi rubano tutto, dai. Questa è bassissima qua però l'acqua, cioè è esageratamente bassa, che non tocchi giù. Adesso c'è pure il pongo in più che ha aumentato lo spessore, cioè il peso. Accendiamo, vediamo un po' come va. Proviamo a vedere, aspetta, qua sta curvando in modo sballatissimo tra le altre cose.
non si riesce a farla andare dritta, però, che è un problema questo, cioè io qua, vedete, sto dicendo di andare dritta, aspetta, questo qua si sta spaccando, fantastico. Ah, che succede, che succede? Qua in teoria dovrei vedere delle cose, ma adesso sta andando dritto, sta già lampeggiando la telecamera, che succede? La telecamera sta impazzendo, fantastico. La barchetta tra poco affoga proprio, mi sa. Qua si sta spaccando, si è spaccato questo, bellissimo. E vi dicevo, no? Un periodo un po' sfortunato secondo me. Niente, questo qua sta spaccando completamente, quindi è ingovernabile la barchetta. Devo andare avanti così. Probabilmente ha già incamerato acqua perché non funziona più la telecamera, quindi sì sì, un bel video di merda. Qua sta spaccando tutto. Niente, questa rotella si è spaccata. Niente, è completamente da buttare via. La telecamera non funziona più. Perfetto. Perfetto, è andata così. Ok, niente, forse facciamo un altro pezzettino, il pezzettino in cui io butto nell'immondizia questa cosa, possibile, probabile a sto punto. Va bene, qua si è spaccata la rotella, non funziona più la telecamera, questo lampeggia che non significa un cazzo, fammi vedere se la telecamera funziona o no. Sì, adesso funziona. Ah, Gesù. No, mi spiace, ma quando mi accorgo che succedono queste robe, adesso c'è il sole che mi ammazza, cioè prima si muoveva dal freddo, ma vabbè, dai, lascia stare, lasciamo stare tutto. Niente, si richiude tutto qua, ho fatto una faticata, mi sono congelato per arrivare fin qui, ma è proprio una cosa proprio stregata, che non si può fare niente questa barchetta. Niente, cercheremo un altro posto, questi hanno anche l'ombrello per prendere in giro, non piove e usano l'ombrello. No, guarda che... Beh, questa è una bella immagine, devo dire, a parte il fatto che se li becca la protezione animali li massacra, ma insomma, molto simpatici a vedere volare le anatre. No, si è spaccata la rotella, non so perché, non sta funzionando più niente, sono molto arrabbiato perché è uscito il sole, l'unica cosa che pensavo. Magari anche piove, ma almeno non c'è il sole. E invece no, invece c'è il sole, perché io lo odio e quindi conseguenza il sole diventa che c'è, anche se non c'era. In quell'istante proprio, quando ho detto inizio il video, tac, comparso il sole. Perfetto, perfetto, coincidenza, lo so. Adesso niente, non voglio lasciarvi in modo così terrificante, per cui ci sarà un altro pezzo ancora e così via all'infinito. Dovrò trovare probabilmente un altro posto, perché questo qui è il posto del sole. E poi devo aggiustare la rotella, che non capisco perché si è spaccato tutto. Per cui vi dico a tra poco. Eccoci qui, all'ennesima e ultima parte. Qualunque cosa accada, il video finisce qua perché mi sono veramente stufato. Fosse anche che affondasse come il Titanic. Non mi arrabbio, me ne frego. Penserò che è una coincidenza, anche se per incontrare un iceberg con sto caldo ce ne vuole, ma vabbè. Ho trovato, vedete, pochi metri quadri di ombra ed è fantastico, c'è anche l'aria fresca. In questo modo è vivibile. Come potete notare, dove c'è il sole non esiste nessuna persona. Lì c'è un bambino e il suo babbo che si sono nascosti in mezzo agli alberelli per avere un metro quadro d'ombra. Il bimbo sta rischiando moltissimo uscendo dalla zona d'ombra, ma adesso ci rientra subito perché già si sente male. Tutto molto bello. Perché incomincio così stando qua? Perché vi devo raccontare una cosa che può richiedere qualche minuto e se lo faccio al sole arrivo a morire prima di finire la storia. In pratica sono andate piuttosto male le cose con la barchetta e questo è stato solo il preludio di un periodo super sfortunato. È successo di fatti che poi ho avuto il colpo della strega. Il colpo della strega che mi blocca la schiena e mi paralizza, ho scoperto che non mi viene per questioni, diciamo, articolari, ma per questioni psicologiche. Quando sono stra super mega arrabbiato, tutto questo veleno che ho in corpo mi si sfoga di colpo nel sedere, non nel sedere, ma un po' sopra il sedere, nelle ultime vertebre,
come se fosse uno spillone da calza infilato tra le vertebre, tanto per darvi un'idea. È successo difatti che proprio nel corso delle prove per la barchetta avevo pensato, mi sono stufato di questo laghetto che è troppo basso, non si vede niente, c'è troppo sole, e allora ho pensato di andare un'altra parte, vi faccio vedere qualche immagine del repertorio. Questo posto, vi ricordate, con la parete a perpendicolo così, è quello degli stagni, e ho pensato, lì almeno c'è un po' d'ombra. Non saranno grandissimi, ma magari sono più profondi e magari più interessanti da vedere cosa c'è sotto, invece qua c'è solo sabbia bianca e sassi. Insomma, vado lì e guardo e scopro che in tutti e due gli stagni, in uno c'è una zona di acqua libera piccolissima, tutto coperto di foglie. Vado a vedere quell'altro, è tutto pieno di canne. Quindi mi arrabbio per aver fatto tutta niente. A quel punto, insomma, sì, faccio una scenataccia al sole. Proprio un cazziatone incredibile al sole, poi me la sono presa anche con la mia città, nella città che si difendeva dicendo ma cosa ti ho fatto? Niente, non hai fatto niente, sono decenni che non fai un cazzo di niente, questo è il motivo perché sono arrabbiato. Comunque lo so, lo ammetto, ho esagerato, anche perché mi sono arrabbiato in modo così pazzo, così folle, che a un certo punto mi è arrivato lo spilone da cazzo tra le vertebre, sono rimasto paralizzato mentre ancora ero in bici al ritorno, un miracolo che sono riuscito a tornare a casa. E poi sono rimasto per 3-4 giorni che non riuscivo più a piegarmi, a muovermi, per alzarmi dal letto, non vedi quelle manovre che dovevo fare, cose pazzesche. Adesso voglio chiudere sto video, perché è un bel gioco, dura poco. E non mi devo arrabbiare, ne va della mia colonna vertebrale, perché se mi arrabbio di nuovo, ritorno a essere paralizzato, eccetera. Adesso il male è un po' passato, riesco a camminare, riesco ad andare in bici. Quando mi piego un po' ci riesco, devo stare attento a non piegarmi troppo e soprattutto avere pensieri felici, rilassanti, nonostante che tutto vada male. Perché fra l'altro nel periodo in cui sono rimasto bloccato a letto in questi giorni, così per fare qualcosa per svagarmi, pensavo ai posti dove potevo andare con la motorina, no? E così con Street View, Google Maps, eccetera, immaginavo dei percorsi, visto che quello di Terlago me l'hanno impedito perché c'è la galleria, e quindi non mi lasciano passare con la bici e devo fare un percorso più lungo in montagna, ho provato ad andare nell'altra zona, a Oriente, dove c'è il lago di Caldonazzo, e poi anche di Levico, e un po' più su di Canzolino. Pensavo, lì è più facile, basta andare a Pergine e poi sei subito a Caldonazzo. Faccio il controllo dei percorsi e scopro, sorpresa sorpresa, che mi hanno fatto lo stesso scherzetto. Scherzetto identico. Ci sarebbe una bella strada dritta, facile, poco inclinata, che va a Pergine, si arriva in pochi minuti, ma non mi lasciano andare con la bici perché c'è una galleria. Quindi ancora una volta dovrei fare un percorso su per le montagne per aggirare la montagna, lunghissimo, doppio, il triplo di lunghezza in chilometri, salite così. E anche quello mi ha fatto un po' arrabbiare, ma poi ho capito che più mi arrabbio, più mi fa male la schiena, non guarisco più. E quindi ho cercato di pensare a cose felici. Sono andato a vedermi cose che mi fanno rilassare, il Mosconi, che lui è molto arrabbiato, ma mi sfogo in modo indiretto a vedere la sua rabbia. Sono andato a vedere degli sketch di Torta di Riso, una cosa che non tutti conoscono, sarebbe una specie di programma tipo Paperissima, no? Cioè dove la gente casca e c'è delle robe, si fa male, no? Situazioni strane. Soltanto che un po' più aspra di Paperissima, che è una roba per bambini. Lì c'è gente che si fa male davvero, c'è proprio gente che riesce a sedere a te, no? Cioè via tantissimo, veramente la goduria. Per cui mi sono un po' rilassato, queste cose qui. Adesso, insomma, sto un po' meglio di colonna vertebrale e del cervello, non saprei dire, ci vorrebbe un pool d'esperti a questo punto. Vi ho raccontato tutto, per cui vi dico, insomma, questo video è una cosa miserevole, ma quello che è successo intorno è pure peggio. Adesso voglio solo fare l'ultima prova. Tornando al discorso della barchetta, è stata tutta una serie di disastri. Primo esperimento c'era il problema che lo sportellino prima si chiudeva troppo e si spaccava ad averlo aprire, poi si chiudeva troppo poco e entrava l'acqua. Allora ho fissato meglio lo sportellino, però poi è successo che si è spaccata la rotella che serve per dare la direzione e difatti la barchetta era indomabile, andava in giro dove gli pareva. Adesso ho aggiustato la rotellina, l'ho fissata meglio. Vediamo come va, voglio vedere se va dritto, e se va dritto voglio vedere a che distanza va, loro dicono 50 metri, che per un drone sarebbe pochissimo, ma per una barchetta può anche andare bene perché mi metto sulla spiaggia e vado soli nei 20-30 metri al massimo vicini. Ho messo un po' a posto le antenne perché erano tutte storte e vediamo. Adesso insomma proviamo, adesso sto qui cincischiando, flanellando molto perché ho paura di andare al sole, ma l'anatra già mi aspetta, lì c'è l'anatra che sa che c'è la brioche, per cui adesso se va e che Dio mi perdoni.
spero solo di arrivare a metterla in acqua e fare una prova di 3 secondi prima di collassare. Soprattutto non mi devo arrabbiare, non mi devo arrabbiare, qualunque cosa accade va bene. In fondo, se una bacchetta costa 30 euro, cioè io ci avevo persino il dubbio, no? Quando l'ho comprato dico 30 euro, ma sarà di qualità? Sarà una roba professionale? Mi sono fatto questa domanda, no? Perché pensavo, è una merda. E in effetti avevo ragione, è una merda, è perché l'ho comprato, perché costa solo 30 euro, c'è una logica in quello che faccio. Adesso riproviamo. Qua l'acqua è più torbida, no? Vabbè, è sempre uno schifo di acqua, bassissima. Qua gli è una troppo, sì, ma non vengo qui per dare a mangiare a voi, però scusate, io vi voglio bene, però, adesso mi hanno visto, qua non si respira più, va bene, un po' di brioche ve la darò. Ma adesso devo mettermi fuori queste cose. Allora, prima il panchetto, che è la cosa fondamentale per potermi sedere, perché ahia, a già piegarmi così sento male, no? Per cui col panchetto dovreste... Ah, ecco, questi sono i movimenti da evitare. Sì, sì, è una troccoli, poi ve lo do. Aspetta un attimo. Cioè, ve lo do, è un po' ambiguo. Vi do la brioche. Allora. Ecco, subito, e subito comfort. Oh, un sole che mi spacca il cranio, ma a parte quello, che importa che il sole mi spacca il cranio? Ah, il sole è bellissimo che spacca il cranio. Ok. Qua in un attimo è subito montata. Qua ci ho fatto anche la modifica che non vi ho neanche detto, che ci ho messo delle pile agli ioni 18650 super ricaricabili, perché qui invece bisognava sempre mettere delle batterie normali, con il risultato che ho dovuto continuamente comprare nuove batterie. Qua ho fatto la modifica al monitorino e ho provato questa antenna qui. In realtà la modifica per l'antenna esterna non era ovviamente per la barchetta, perché per 50 metri ci arriva anche senza antenna secondo me, ma perché questo poi lo uso anche per il Robocop, e quando mi arriva il nuovo telecomando proverò insomma a... Ma guarda quanti pesci, è pazzesco. Tra poco vi frullo però. Oh, la tartarughina, madonna. Ecco, la tartarughina è una cosa che mi piace, devo dire. Una volta c'era la tartaruga, io c'avevo un sacco di animali. La mia casa era uno zoo. Senti, la tartarughina prima che arriva... Ma c'è una brioche, cazzo che... Guarda che roba, non c'è più brioche neanche per le anatre, c'è questa cosa più grande, sì sì. Però prendila prima che arrivino le anatre. Tartarughina? Madonna, quanti pesci! Cioè, anche i pesci sono addestrati. È riuscita a mangiare qualcosa la tartarughina? Tartarughina? Ma qua i pesci ti fregano, sei l'animale più lento dell'universo. Non mangia mai, questa tartarughina mi preoccupa molto. Ma poverina, povera tartarughina. Cicciola, io cerco di dartelo, ma queste qua te lo soffio sotto il nasino. Cazzo, è stato un lancio alla schifo, sì, ma qua. Ma sono 2 miliardi sti cose. Se vieni fuori, i pesci non possono venire fuori. Scappi, sei stupida però, scusa. Io cerco di sostenerti, ma tu probabilmente sei un animale predestinato all'estinzione. Sei lenta come la melma, non capisci niente, sarei pure le anatre, per cui sai quanto mangi, che se mangi non te le anatre. Perfetto. Anzi, volevo attaccare anche questo per avere immagini del fondale bellissimo, tutto bianco, con dei sassi bianchi, tutti sfocati perché è troppo basso. Non mi devo arrabbiare, va tutto bene. L'importante è essere vivi. Questa è una cosa che mi diceva sempre la mia mamma, che era filosofa per certe cose. Quando io mi lamentavo di qualcosa, lei mi diceva: lamentati quando sarai morto, di quello non c'è rimedio, le altre cose sono tutte stupidaggini che si possono rimediare, quindi non frignare mai. Era un ottimo consiglio. Che mi frega, sono vivo, che mi importa se la barchetta è lo schifo, che mi importa se sto a morire. Beh, se muoio però se intoppa tutto il meccanismo, se muoio per il sole, ma non muoio per il sole, che motivo c'è? Non muoio per il sole, mi sento solo un po' male. Sto incominciando già a perdere funzionalità agli arti superiori, perché il caldo mi fa un male pazzesco, sento una roba al naso come se avessi già sangue da naso, ma che mi frega, sono ancora vivo, fino a che uno è vivo è posto. Perfetto, adesso che si fa? Non mi ricordo più. Ah, c'è questo qua, che io ho messo questo pimpignegolo per proteggere dall'acqua, l'ho fatto molto sigillato bene, come vedete, con la colla calda, solo che è stato un po' come chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi, perché in realtà l'acqua era già entrata e aveva fatto arrugginire l'interruttore. Che succede? Ah, proprio spaccato completo? Qua con questo sole bellissimo che amo moltissimo, sì, qua sembra uscire una luce pallidissima. Sì, la batteria probabilmente si è già scaricata completamente, quindi non si muoverà neanche la barchetta, ma io non mi arrabbio, che problema c'è? Che importanza ha se le barche funzionano? Non so, stupidaggio, serve per i bambini. Era solo un esperimento che volevo fare. Qua si vede qualcosa,
Per cui è perfetto, non c'è motivo di avere preoccupazioni. Scusatemi pesciolini, non vi voglio mangiare, non mi mangiate le dita, non so brioche queste. Ah, c'è anche la ciliegia. Accendiamo qui, mi è venuto un male alla schiena solo per essermi piegato un attimo. Perfetto, adesso facciamo questo esperimentino, che sarà probabilmente molto rapido. Vediamo come va in linea retta. Beh, devo dire che va abbastanza in linea retta. Ogni tanto curva. Curva parecchio. Sì, vediamo come va in retromarcia. Sì, si seppellisce sotto l'acqua, perfetto. Sembra che non curvi per niente. No, vediamo un po'. Provo a farla curvare a sinistra. Sì, a sinistra curva molto. A destra, sì, è la linea retta il problema. Oddio, la tartarughina. Non mi andare addosso la tartarughina. Questa adesso sta facendo andare dritta. Che come si può notare, va dritta per modo di dire. Curva alla cazzo. Questa è interessante come esperimento. Va proprio zigzag. Cioè io non do comando in direzione e va zigzag. Una curva a sinistra, una a destra. È random. E qua che cosa si vede? Ah, non ho messo a registrare, ho fatto benissimo a dimenticarmi questa cosa fondamentale. La tartaruga intanto mi si sta inchiappettando la bacchetta. È andata a inchiappettarsi la bacchetta. Qui l'accendo, se non è già accesa, perché qua sopra non vedo assolutamente niente. Sì, registro, ogni cosa va bene, non c'è nessun tipo di problema. La tartaruga non mi si è mangiata la bacchetta. Molto bene, qui ovviamente adesso vedo soltanto la luce del sole accecante. Sì, tartarughina, io non voglio perseguitarti, è che da questi devo andare. Volevo vedere a che distanza andava. La direzione va esattamente dove gli pare, ma in realtà io riesco a dargli la direzione. Ad esempio, vi faccio vedere, adesso voglio che vada a destra. Faccio così e va a destra, cioè gira su se stessa proprio, esagera. Adesso è proprio impazzita completa. Adesso gli dico di andare avanti e va avanti, è un po' curva. E continua a curvare in tondo. La tartaruga è affascinata. Ah, ma ce n'è più di una tartaruga, adesso ho capito. L'anatra si è terrorizzata. Ecco, adesso vedete, io non sto dando la direzione e issa fa quello che vuole. Io ho un'idea, credo che ci vorrà una modifica delle mie. Cioè questo sistema fa schifo, è un sistema che non funziona. Questo aziona l'inversione di un motore o dell'altro, no? Sono due motori. Solo che non è per nulla precisa sta cosa e non si riesce a controllarla in alcun modo. Forse devo anche mettere una spina, no, una spina, come si chiama? Sì, ma proprio, vuoi ammazzare la tartaruga? Io non voglio ammazzarla. Qua adesso non so se mi arrivano immagini, cioè va solo in tondo. Adesso io dico di stare, questa cosa qui è completamente scassata, non si riesce a far andare dritta in pratica. Sono cose che impariamo. Le immagini della telecamera vanno e vengono nonostante che sia vicinissima. Adesso addirittura non ricevo più immagini, adesso va abbastanza dritta, forse questo qua si incastra, devo smontarlo per vedere e al posto di sta rotella di merda ci metto due pulsantini, motore destro e sinistro, che faccio tac e tac, perché qua non è preciso questo sistema. Adesso vorrei vedere se riesco però a farla tornare, perché essendo che va completamente dove gli pare è un po' un problemino. No, sta andando veramente dove gli pare. In tondo, sta girando in tondo molto bene, perfetto, facendo continui zigzag forse riesco a far arrivare da queste parti, è completamente inguidabile, impilotabile, solo a zigzag va questa. Agonizzando, vediamo un po' se riesco almeno a farla andare più o meno verso la riva. Sì, completamente impilotabile. No, appena mollo la direzione e comincio ad andare in fondo, incapace di andare, facendo continui zigzag riesco grosso modo a dargli la direzione, vedete, destra, sinistra, non ammazzando i pesci. Perfetto. Sì, però perché continui ad andare? Ah, adesso ho capito, come dicevo, no, questo si incastra, se non si incastra va quasi dritta, guarda, insomma, quasi. Va bene, adesso abbiamo concluso, mi sono divertito anche troppo, ci ho curto i 3 mesi in testa,
Poi bisogna vedere anche se per caso è entrata l'acqua o meno. Qua si può anche chiudere. Aspetta che chiudo. Chiudo la registrazione bellissima del fondale. Un fondale, probabilmente c'è il sole, credo impossibile qualunque cosa, ma non me ne lamento, va bene essere ciechi e essere completamente qui con gli occhi rotti. È una cosa bellissima, vedo che tu mi parli ogni giorno. Allora, chiudiamo questa. Perfetto. Si smonta tutto. Qua si può chiudere l'interruttore, che essendo rugginoso si è già mezzo impazzito. Comunque un po' di luce si vede, anche se qua sole tutto è annullato, la vita non esiste più. Adesso dovrei averla spenta. Spero che non sia entrata l'acqua. Comunque sì, questi due motori, vedete? Qua il pimpinegolo è rientrato. Questa rotellina fa schifo e ogni tanto quindi si incastra e continua ad andare a destra, continua ad andare a sinistra. Questo meccanismo fa schifo, lo smonto tutto, scopro come dentro, sostituisco la rotella, due interruttori lineari più semplici. Questo lampeggia perché non sente più la barca. Perfetto, vi è piaciuto questo video sulla barchetta? A me no, ma l'importante è cogliere gli aspetti positivi di ogni vicenda. Quando succede una cosa bella, tu sei felice perché è successa una cosa bella. Quando è accaduta una cosa brutta, tu sei felice perché almeno è finita questa cosa di merda. E difatti io sono felice e per un po' non sto più dietro questa bacchetta. Comunque no, scherzi a parte, io cercherò ovviamente di riparare la direzione, che non funziona nel modo più assoluto. Proverò a vedere, ma per ora non riesco proprio a scoprire se... Oh, mi è passato sui capelli questo. Per vedere se per caso c'è una specie di altro laghetto tipo stagno un po' meno squallido come fondale di questa, perché questa è proprio la cosa più noiosa che esiste nel pianeta Terra. E poi dopo che ho aggiustato il sistema di direzione tutto, proviamo di nuovo, ma tra un bel po' di tempo. Prima lasciamo che il rompimento di palle sia passato, perché veramente il troppo è troppo, non mi ricordo più come si mette. Ci ho fatto le forme plastiche ma non si stanno dentro bene. Perfetto. Perché la mia idea cos'era? Vedete, questa barchetta, ecco, adesso è fantastico, c'ho le mani bagnate nel coprifuoco sto coso. Che questa barchetta fa un po' schifo, no? Ho avuto anche questa impressione. Ma la mia idea è, in posti che non sono questo squallido laghetto bassissimo pieno solo di pesci, ma posti come Terlago, Canzolino, Laghi Maledetti, eccetera, eccetera, dove fra l'altro è difficilissimo andare anche con la barca, io posso infilarla se riesco a dirigerla in posti vicino agli scogli, vicino alle canne, posti, capito, che nessuno andrebbe a controllare, ma dove gli assassini mettono i loro cadaveri ovviamente e i loro armi del delitto, e lì standomene comodamente sulla riva, ma devo trovare un posto all'ombra. A quel punto guardo sul monitor, vedo cosa c'è sotto e posso scoprire cose interessanti e inquietanti, tutto questo senza neanche bagnarmi, perché in teoria non è neanche necessario che io vada in acqua, ovviamente. Semmai ci andrò dopo andare ad analizzare quel luogo. Per cui insomma la mia speranza è che, nonostante sia andata molto 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 male questa barchetta, possa comunque andare meglio in futuro, possa essere anche un po' utile se riesco a fare in modo che si diriga, eccetera. Per cui vedo tutti questi belli argomenti. Adesso sto morendo al sole, la tartarughina, mamma mia. Senti tartarughina, io ti darei questo, però tu devi svegliare un po', perché sembri veramente uno degli animali più stupidi del pianeta. Tartarughina? E questa se ne va, cioè... È davanti alla tua faccia, sei riuscita per una volta. È affogata. È diabetica e l'ho ammazzata con lo zucchero. No, è ancora viva. Hai mangiato e mi ringrazi con la testolina di fuori. Ti darei anche un altro po' da mangiare, ma riesci a prenderlo? Non avvicinarti ai pesci, devi ragionare, i pesci sono mille volte più veloci di te. Ma che roba, sono delle schegge questi. Se mangio pure la tartaruga. Vabbè, comunque un bocconcino sono riuscito a farglielo mangiare, per cui non è stato vano questo mio esperimento. Tutto pieno di briciole, è classico. Perfetto. Va bene, è andato un po' malino, mi dispiace molto, cercherò di fare cose più interessanti e meno stressanti in futuro. Intanto vi ringrazio e vi dico alla prossima.